Momenti in radio con Francesco Anania. Terza parte di Momenti in radio, carissimi amici radioascoltatori. 329-123-6459 il numero di telefono per interagire con noi, per parlare del vostro evento e del vostro talento. Sono le 12:10 minuti primi, è arrivato il momento di collegarci con la nostra Maria Grazia Innecco, perché c'è la rubrica Spettacolo Sicilia. Ciao Maria Grazia, come stai? Ciao carissima, come stai tu? Io bene, sono molto al fresco perché è una bella aria condizionata. Che bello. E come va il tempo? Come va? Caldo? Qua fa caldo, però in studio stiamo freschi, anche noi abbiamo un climatizzatore, ecco, che ci dà un pochettino di sollievo. Dove ci porti oggi, Maria Grazia? Io oggi ho pensato proprio a chi sta sudando e che non ha la fortuna di avere l'aria condizionata, e invece di portarlo al mare, questa volta ho pensato di fargli fare un piccolo viaggetto, una gitarella verso sud, nel senso che mi piacerebbe parlare delle gole dell'Alcantara. Meraviglioso posto, meraviglioso. Certo. Hai fatto i bagni nelle Gurne? Ho fatto i bagni, acqua ghiacciata. Ecco, poi ti torna la voglia di tornare al caldo, perché dopo che ti sei surgelato un attimino. Comunque ci sono gli stivaloni che uno può affittare e si fa una bellissima passeggiata. Ti danno i caschi, ti danno tutto. C'è una bellissima associazione che si chiama Etna Truvatira, che fa, dove c'è anche un vero e proprio accompagnatore fluviale, che è una professione specifica, perché i fiumi sono soprattutto impetuosi e hanno regole severe. È un luogo dove non ci si deve avventurare da soli. Infatti, pericolosissimo. È pericoloso. No, ci sono anche dei percorsi tranquilli, ci si può andare anche da soli, per carità. Non è vero che tutto è pericoloso lì, non voglio dare questa immagine. Ci sono delle macchinette elettriche da affittare, quindi è una gita molto bella che si può fare in tanti modi diversi, arrivando fino a Motta Camastra. Ho guardato quanti chilometri sono da Milazzo. Da Milazzo saranno una cinquantina di chilometri. No, sono un centinaio. Centinaio addirittura. Sai, comunque la Sicilia è grande. Ma come si sono formate, Maria Grazia? Sono curioso. Ecco, infatti, perché questa cosa, oltre ad essere bella dal punto di vista così estetico, ha anche una bella storia, perché un fiume, per quanto impetuoso, non ce la fa a scavare basalti. Ci sono dei punti dove le pareti superano i 25 metri di altezza, quindi puoi immaginarti. No, qui c'è una tripla azione, quindi c'è sicuramente l'acqua che fa il suo lavoro, continua a farlo, ma ci sono stati i terremoti, ma non solo gli ultimi, anche quelli molto molto antichi, ma soprattutto qui c'è il lavoro della nostra montagna, dell'Etna, che nel 1000 avanti Cristo, quindi questo da sempre piuttosto indietro, ha visto si chiamano cogni avventizi, quelli che si formano al di là della bocca centrale, no? La forza del vulcano è tale per cui ogni tanto si aprono delle bocche. Attualmente ce ne sono circa 200, per cui esce magma, lava, eccetera. Sì. Insomma, pare che proprio le gole dell'Alcantara si siano formate da una eruzione avvenuta nell'anno 1000 avanti Cristo da questo monte Moio. Anche lì è lava quella che vediamo, il basalto che ha formato questi scenari incredibilmente meravigliosi. Invito tutti a andare su internet e guardare le fotografie, anche se poi ne mettiamo qualcuno anche noi sulla pagina Radio Milazzo. Ma come ci si arriva, Maria Grazia, alle gole dell'Alcantara? Allora, ci sono, a parte andarci in macchina 100 km, è meglio farlo in macchina, cosa ne pensi? Poi una volta lì, appunto, ci sono delle macchinette elettriche, per chi ha poca voglia di far fatica,
e con questi mezzi si fa tutto il sentiero alto, quindi si vedono un po' le gole dall'alto. Poi per chi invece ha voglia di fare un po' di strada ma senza neanche tanto faticare, c'è un punto dove si scende, c'è una scalinata vera e propria, e c'è anche, volendo chiaramente a pagamento, c'è un ascensore che porta in basso. A quel punto uno fa quello che vuole. Dunque, cioè, super organizzati sono. Organizzati, è un parco, un vero e proprio parco, come ce ne sono ormai tanti in Sicilia. È sempre più costellata di situazioni, tutta la parte interna. Di situazioni organizzatissime. Si possono visitare 12 mesi l'anno oppure d'inverno non è consigliabile? Ma sì, diciamo che insomma è meglio evitare le giornate brutte dal punto di vista climatico, perché chiaramente non ci si diverte abbastanza. Poi insomma le stagioni migliori per fare tutto secondo me sono sempre la primavera e l'autunno. D'estate però qui ci si va bene, perché l'acqua non manca, perché arriva anche dall'Etna, arriva da tante parti, nasce il fiume, nasce nei Peloritani, però poi prende acqua da tantissime parti, quindi l'acqua non manca mai. E infatti ci sono dei punti bellissimi, se qualcuno ha voglia io consiglio di rivolgersi a questa associazione Etna Subatura, ma per fare una cosa che si chiama idrospeed. Cioè, buffa da morire, perché ti danno un piccolo bob, delle pinne, una muta naturalmente, il neoprene, il caschetto, una giacca salvagente, il calzato, non mi manca niente, tu ti metti disteso e stai sempre nell'acqua scendendo verso, nel senso della, diciamo, corrente, quindi andando verso la foce. Credo che, io non l'ho provata, ammetto, ma deve essere brutta come esperienza, perché ci sono anche delle foto da vedere, vedi tutti i ragazzi che se ne vanno verso la foce bellamente. Ecco, un altro punto molto bello è la foce di questo fiume, che si sta al mare, verso Giardini Naxos, c'è questo punto di incontro delle acque dolci con quelle salate che è meraviglioso. Dunque invitiamo tutti i nostri amici e ascoltatori in questo fine settimana di andare alle gole dell'Alcantara, perché è un posto meraviglioso, un posto da visitare, è un posto della nostra Sicilia, della spettacolare Sicilia, che anche oggi è raccontata dalla nostra Maria Grazineco, che ritornerà la prossima settimana, sempre martedì, sempre alle ore 12.05, per raccontarci e presentarci un altro posto meraviglioso della nostra isola. Grazie Maria Grazineco, buona giornata. Siamo sempre solo prima di chiudere che questi luoghi vanno visitati con prudenza, quindi evitiamo di andarci con i sandaletti, andiamo con le calzature giuste, infatti, con un po' di sale in zucca, perché sennò una gita può trasformarsi in una disgrazia, non è proprio niente bello. Quindi sempre con prudenza e attenzione. Attenzione, allora questa è la cosa principale. Ma la cosa meravigliosa invece è che la nostra Sicilia è raccontata da una milanese doc come Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, a martedì. Grazie, un bacione a tutti. Ciao.